Torniamo adesso a parlare dell'altra notizia di cronaca, l'esplosione in serata nel porto di Crotone. Abbiamo in collegamento telefonico il responsabile della comunicazione dei Vigili del Fuoco, Luca Cari. Buonasera, benvenuto a Rai News 24. Riesce a sentirci? Sì, perfettamente. Eccomi. Buonasera, allora che cosa si sa fino a questo momento di quanto accaduto? Ma per quanto riguarda le cause sono in corso di accertamento, quello che sappiamo purtroppo è oggettivamente il bilancio finale, perché abbiamo recuperato purtroppo i corpi senza vita di 3 marinai, 2 i feriti, 1 in modo grave. Abbiamo spento l'incendio, le nostre squadre sono riuscite a spegnere l'incendio, in questo momento quindi da poco sono entrate all'interno della stiva dell'imbarcazione, abbiamo constatato gli effetti di una violenta esplosione che ha divelto quasi il ponte di coperta, coinvolgendo poi i marinai che erano anche all'esterno sopra il ponte, peraltro proiettandoli sopra la banchina del porto. Ecco, ci conferma le 3 vittime dunque. Sì, questo purtroppo è confermato, abbiamo recuperato, sono già stati recuperati i corpi dei 3 marinai coinvolti dall'esplosione, 2 proiettati sulla banchina e l'altro è stato recuperato in mare e, come detto, soccorsi 2 feriti, 1 è fortunatamente in modo più lieve. Ecco, l'imbarcazione, il rimorchiatore a bordo del quale è esploso il container, perché era lì? Qual è la sua attività? Ma quello che ci risulta, quello che ci è stato comunicato, era in fermo per una manutenzione, per una avaria, credo, ai motori, e quindi stavano eseguendo dei lavori di riparazione al momento in cui c'è stata l'esplosione. Il container esploso era l'unico a bordo di questo rimorchiatore? No, non era in 2 container, ma non è esploso un container, l'esplosione non è avvenuta nel container, uno dei 2 container è stato coinvolto dall'esplosione, ma non è partita l'esplosione dal container, ma dall'imbarcazione stessa. Ovviamente quello che ha provocato l'esplosione va verificata in corso di accertamento. Ecco, sappiamo che l'imbarcazione batte bandiera straniera, di che nazionalità sono le vittime? Lo sappiamo? Le vittime non sono state almeno identificate, non da noi, l'imbarcazione batte bandiera maltese, mi dicono. Bandiera maltese? Esatto, così mi è stato riferito, insomma. Grazie a Luca Cari, responsabile della comunicazione dei Vigili del Fuoco, per questi aggiornamenti. Grazie per essere stato con noi. Buonasera a voi.